dedicate a voi che state aiutando. Buongiorno ragazzi, buongiorno cognate. Sarò molto breve come sempre e vi voglio solamente dare qualche dato sul problema del torno più o meno latente o patente dell'antisemitismo. Dal 2012 al 2019 questi sono i numeri delle aggressioni fatte fisicamente attraverso i mass media, sul web, attraverso diffamazioni, insulti, graffiti e grafiche, leggi Torino, leggi Mondovì, Torino ieri sera, ieri l'altro. Dal 2012 ad oggi, nel 2012 sono state riportate 16 di queste, eventi, nel 2013 48. Ave nuovi rapporti intersociali nell'Italia ma anche al di fuori, veramente homini lupus, spero che sia per tutti, homini lupus, noi siamo diventati avversari uni degli altri per una serie di ragioni, non le sto a dire, ma c'è un'atmosfera di rancore, di cattiveria in giro, che sfocia in questi episodi. Denunciamo così. Piace questo modo di vivere, questa società così, è quella che vogliamo. Raccogliere la capacità di futuro delle generazioni precedenti,
del meglio che l'umanità ha espresso nel suo cammino, capite? Quindi è qualcosa di più che dire l'attualità, se una cosa è attuale oppure no. L'attualità che cade in un giorno, cioè quello che arriva domani, sarà più attuale di quello che è oggi. Invece la futurità, cioè la capacità di futuro che c'è nel passato, non ha questa precarietà, in realtà è molto più di lunga durata. Va raccolta allora nel bene, ma anche ciò che di male è accaduto attende costantemente una risposta. Per cui non dobbiamo stupirci se il male è intervenuto storicamente, magari in forme aggiornate, più subdole, ma per certi aspetti si ripresenta. Non è mai vero che un'esperienza storica, soprattutto se negativa, soprattutto se di male, di violenza organizzata, di persecuzione, di sterminio, non è mai vero che noi la possiamo chiudere nel cassetto di alcuni anni del Novecento e dire che l'esperienza è finita. In realtà questa è una pericolosissima illusione, non è affatto finita, che porta in sé dei germi, porta in sé un virus che può risvegliarsi in ogni epoca, date alcune condizioni. Allora, se la memoria è fondamentale ed è esercizio della nostra responsabilità, occorre però anche capire quali sono a sua volta le radici della memoria, che sarebbe immaginato, astratto, sarebbe anche contraddittorio fare memoria, non so, della Shoah e poi non vedere quanto oggi la violenza sistematica, le persecuzioni, i genocidi, i campi di sterminio, di concentramento in realtà ricorrono sullo scacchiere della scena mondiale pomposamente chiamato geopolitica, che ufficialmente significherebbe una politica per la terra, in realtà è il confronto violento tra i paesi più aggressivi, più espansionisti, che ancora determinano uno stato di caos mondiale, un'assenza totale di ordine democratico. Allora, rivolgersi a Hedy Lindeson, questa giovane donna di 29 anni, ebrea olandese, morta assassinata il 30 novembre del 43 nel campo di sterminio, rivolgersi a Hedy Lindeson, che ci ha lasciato delle lettere e un diario, in gran parte scritti durante la prigionia, solo una piccola parte era precedente, rivolgersi alla testimonianza di questa donna, a mio avviso, ci aiuta a chiarire quali sono le radici della memoria e quindi a fare un esercizio di memoria che sia il più concreto, il più efficace e il più responsabile possibile. Allora, la testimonianza di Hedy Lindeson, andiamo subito al centro della sua narrazione, inizia non nel senso cronologico, perché è stata una maturazione, una scoperta, ma inizia nel senso, diciamo, del valore di questa testimonianza. Dalla scoperta della presenza materna di Dio nel cuore della realtà. Hedy Lindeson non era interessata alle appartenenze, cioè non stabiliva una determinazione confessionale del rapporto con Dio. Per lei non era importante il connotato a partire da un'appartenenza religiosa, perché nel suo vissuto, che era un vissuto molto libero, lei... Confusione, ma una donna in ricerca, in sincera, onesta.
esplicita ricerca. Arriva un momento in cui lei scopre nel fondo più oscuro della sua esperienza, quindi quando ormai, pur potendosi salvare per condividere il destino del popolo ebraico, lei non scappa e viene reclusa, viene internata. In quel momento, interrogandosi su quello che accadeva e sulla vita dell'umanità, lei scopre questa presenza materna di Dio che la sostiene, cioè io mi sento abbracciata da questa presenza, esprime una grande fiducia, una grande confidenza che in un certo senso non passa per l'appartenenza religiosa. Cioè per lei è più importante della religione che in buona parte della costruzione nostra, lei fa un'esperienza di Dio e la fa in una condizione estrema. Allora il primo passaggio che lei ci offre per chiarire quali siano le radici della memoria è che lei scopre che nel cuore della realtà c'è un nucleo personale, reale, di bene che alimenta l'esistenza dell'umanità e del mondo. Quindi scopre una fonte che alimenta la sua capacità di resistere, dove resistere non significa, attenzione, contrastare semplicemente il male che arriva, ma significa non farsene contagiare interiormente, perché diciamo il veleno più tossico dell'esperienza del male non è nella violenza fisica che subisci, nelle mortificazioni, ma è nell'odio che ti lascia nel cuore, nell'impulso a reagire, a ripagare con la stessa moneta quello che hai ricevuto. Allora qui voi vedete che in questa donna c'è una interiorità cristallina, limpida, dove la vita interiore non è un rifugio, ma è un'energia, è una forza per dare una risposta, non una reazione meccanica, ma una risposta di vita alla logica, alle pratiche, al mondo di morte in cui lei era reclusa. Allora il primo dato importante è questo, e vi pregherei per un momento di non enfatizzare che nel cuore della realtà questa fonte di bene fosse identificata in Dio. Se qualcuno non fosse religioso, fosse agnostico, fosse ateo, queste sono posizioni naturalmente legittime, allora potrebbe chiedersi, ma vale anche per me? Ma questa indicazione è sensata anche per me? Allora io credo che l'importante, e questo veramente può accomunare tutti noi nella differenza dei cammini, è che lei riconosce, primo, che l'umano ha una fonte che lo illumina e che lo alimenta. L'umano non è autoprodotto, non può autodeterminarsi, perché se fatto sì ricade in una logica di potere, e la logica di potere produce puntualmente la violenza. Secondo, questa fonte non è neutra, non è ambivalente, un po' buona e un po' cattiva, è una fonte di bene, cioè vuol dire di fioritura dell'umanità, delle persone e dell'armonia del mondo. Dove bene non è una nozione ideologica, oggi soprattutto in Italia, nel clima culturale che c'è, bisogna precisarlo, che noi siamo abituatissimi allo schema buoni cattivi, dove naturalmente i cattivi sono gli altri, vanno odiati, vanno disprezzati, perseguitati, e i buoni saremmo noi. Anzi, buona ormai è diventata un'offesa, per cui c'è l'insulto che si chiama buonismo, come a dire tu stai lì ancora a credere al bene o a praticare al bene, sei quasi pericoloso. Quindi la percezione della realtà oggi da noi è rovesciata. Notate, non esiste l'aggettivo cattivismo, ma noi abbiamo un certo rispetto per il male e deridiamo il bene. Quell'aggettivo buonista da solo condensa questa perversione della percezione. In realtà invece abbiamo occultato la differenza tra bene e male, che non va lasciata ai fanatici, ai fondamentalisti, è una differenza radicale. Cioè il bene significa fioritura delle persone, del futuro, della verità, delle relazioni. Il male significa distruzione, menzogna e ricatto. Allora c'è una differenza abissale, anche se in alcune situazioni dovremo faticare per recuperare la differenza. Ma mai possiamo rinunciare a questo discernimento, perché quando rinunciamo a questo discernimento, puntualmente o diventiamo protagonisti della sopraffazione o la accettiamo come se niente fosse, passivamente ne diventiamo complici. Allora Edison ci sta dicendo, c'è una fonte di bene concreto che non è determinata da noi, che non dipende semplicemente dal soggetto umano. Lei la chiama Dio, e notate, un Dio materno, è un Dio che abbraccia, è un Dio che sostiene. Più è un Dio vulnerabile, quindi è interessante anche leggere il Tillesum, perché ci toglie da quelli
cui se si dà salvezza è un evento hollywoodiano finale, magico, dove il Dio onnipotente arriva e aggiusta, forse un po' troppo tardi, ma aggiusta le cose. C'è un appunto di Kafka nel suo diario che dice: Dio non verrà l'ultimo giorno, verrà l'ultimissimo, cioè vuol dire arriverà troppo tardi. Allora per lei invece la salvezza significa quella relazione in cui l'essere umano si trasforma, si rende disponibile ad aderire al bene. Non c'è salvezza senza responsabilità e senza riconversione del modo di esistere oggi, qui sulla terra, nei rapporti concreti con gli altri. Quindi riporta sulla terra la nozione di salvezza, la riaffida alla responsabilità e dice: in un tempo così violento, così oscuro, è Dio che deve essere salvato. Cioè vuol dire, per così dire, l'umanità di Dio, la fragilità dell'amore di Dio che si affida alla risposta umana, non è l'onnipotente, imperturbabile, la fragilità di questo che ama l'umanità va salvata costruendo una risposta per cui, dice Achille, si possa credere che anche in un tempo come questo Dio è vissuto, ma va disseppellito dai nostri cuori e va salvato dalla ferocia di questa porzione, almeno di questa porzione dell'umanità che è completamente stravolta nel delirio della violenza. Quindi la prima indicazione è che lei ci porta al cuore della realtà, della fonte di bene che sostiene la vita, che sostiene il mondo. La seconda indicazione è importante quando lei dice: nella sofferenza che mi trovo a vivere io non ho nessuna tendenza alla scissione. Lei aveva studiato Jung, la psicanalisi, insomma conosceva, stava in analisi, capiva che vuol dire. Mentre in altre testimonianze di persone internate, per esempio lo stesso Primo Levi o lo psicanalista Bruno Bettelheim, loro raccontano che per sopravvivere psichicamente alla mortificazione di quelle condizioni dell'internamento erano ricorsi alla scissione. Cioè dicevano: quello che capita a quel soggetto lì non sono io. Quindi avevano separato il senso di se stessi dalla vittima che veniva umiliata quotidianamente, e questa regressione, questa scissione era salvatrice, cioè serviva a mantenere il senso della propria dignità. Quindi alcuni internati sono ricorsi a questa strategia difensiva di una scissione che preservasse il senso di sé. In Achille sono trovato un atteggiamento diverso, non la scissione, ma lei la chiama apertamente l'integrazione. Cioè vuol dire: se io mi sento sostenuto in questo modo e ho la capacità di rapportarmi agli altri senza aver interiorizzato il seme dell'odio e della violenza, anzi avendolo proprio respinto, io in realtà posso integrare la sofferenza, la mortificazione che subisco grazie alla forza di altri sentimenti che diventano forze di integrazione della personalità. Quali erano questi sentimenti per lei? Allora, il primo che voi trovate, che risplende dalle sue pagine, è la gratitudine. Lei a un certo punto in una lettera dice: partimmo dal campo cantando e piangendo di gratitudine, perché più forte per loro della realtà della persecuzione era la realtà della fonte di bene che nonostante tutto alimentava il cuore della loro vita. Quindi il sentimento della gratitudine, scritto da persone che sono internate, quindi immaginate l'autenticità, la credibilità di questa testimonianza. La fiducia nel fatto che l'umano è indelebile, è incancellabile dalle persecuzioni. Pensate, la storia è sì una sequela di violenze, ma anche nella storia nessun impero, nessun totalitarismo, nessuna persecuzione sono riuscite a sradicare l'umanità, la libertà, la coscienza umana. Nessuno mai è riuscito in questa impresa, per quanto potente fosse la sua, diciamo, la sua strategia, l'impatto della sua violenza. Altro elemento, la compassione, che naturalmente non vuol dire dedismo, la compassione vuol dire la capacità di vedere gli altri perché ne sento la sofferenza. Ma con questa radicalità, la compassione sicuramente per le vittime, per quelli che condividono l'essere perseguitati, ma in un altro senso che mantiene la differenza, non è un discorso ambiguo, daltonico, che non distingue, ma la compassione per l'SS di 20 anni che mi perseguita, lei racconta: non mi viene di odiarlo, mi viene da chiedermi: ragazzo mio, che ti è successo? Perché
Gesù sia diventato come sei. Cioè qui vuol dire sentire la sofferenza di chi facendo del male infligge del male a se stesso, strappa le sue radici con la vita e quindi entra in una dinamica di autodistruzione sostanzialmente, innanzitutto autodistruzione spirituale. Questo abbiamo detto non significa non fare la differenza, non significa giustificare alcunché, ma significa aprire una strada per rigenerare la convivenza tra gli esseri umani che non sia fondata sull'odio, sul rancore, su tutto quello che è una risposta di contromale al male. L'altro passaggio che lei ricorda, che lei sottolinea, è quando scrive, diciamo il primo testo che vi voglio leggere, è quando scrive: ognuno di noi deve raccogliersi e distruggere in se stesso ciò per cui ritiene di dover distruggere gli altri. E convinciamoci che ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale. Qui lei echeggia un'indicazione che c'è anche in Martin Buber quando dice: il male lo possiamo fare solo con una parte di noi. Cioè vuol dire c'è una scissione grave, radicale, ho perso contatto con me, con la vita, con la fonte della vita, con gli altri. Cioè solo in questa condizione di astrazione radicale io divento un soggetto che agisce il male. E poi aggiunge Buber: il bene lo possiamo fare solo da persone integre. Lei qui dice innanzitutto raccogliersi e generare non una reazione meccanica, mi colpisci, ti colpisco, ma una risposta che sia altra e non aggiunga atomi di odio al mondo. Quindi direi che è la libertà dal male, quella cosa che gran parte della tradizione occidentale non ha voluto vedere, perché la tradizione cattolica, se ci parla dell'uomo, ci parla del peccato originale, cioè che noi già nasciamo col male prima ancora di essere venuti al mondo, il che ci rende massimamente colpevoli ma anche massimamente responsabili, perché se veniamo dal male originale che altro dovremmo fare nella vita? Poi la tradizione cosiddetta laica, da Hobbes e da altri autori, sino ancora oggi all'antropologia sottesa al nostro sistema economico, che ci dice: ma l'uomo è egoista, è calcolatore, autointeressato per natura, quindi è normale che lui stia al mondo per competere, per la sopraffazione, per l'interesse privato, è la sua natura. Ecco, capite, se volete, la versione secolarizzata del peccato originale, della dottrina del peccato originale. Lei qui ci sta dicendo tutta un'altra cosa, apre tutto un altro orizzonte. Cioè noi dentro un percorso di recupero del contatto con la fonte della vita, noi maturiamo la libertà dal male. In anti-illesum, che non vuol dire che siamo onnipotenti, nella nostra fragilità, anzi proprio quando siamo colpiti dal male, la libertà dal male vuol dire non assimilarsi, non diventare complici, non interiorizzarlo, non pensare di rispondere al male con un contromale. Quindi c'è una libertà interiore che è il cuore della dignità umana. Allora qui è chiaro che la libertà non è l'indifferente scelta tra il bene e il male, capite? Vuol dire mettere in discussione la nozione tradizionale di libero arbitrio, e dovremmo sentire che c'è una stonatura tra il sostantivo e l'aggettivo. Perché la libertà dovrebbe essere arbitraria? Se dico che è arbitraria, vuol dire che è irresponsabile. Cioè che alla fine lei, l'importante è che sceglia, poi se sceglie la distruzione o sceglie la santità è la stessa cosa, perché comunque è stata l'autodeterminazione, cui c'è una differenza radicale tra la cosiddetta libertà di agire il male, e la prima cosa che va distrutta è proprio la libertà. Entri in una schiavitù tu per primo che lo commetti, oppure la libertà del bene di spezzare ogni complicità con la logica e le pratiche del male, e questa porta alla luce la grandezza dell'essere umano, nella sua finitezza, nella sua fragilità. Questo lei matura, questo lei testimonia di fronte all'estremo, la libertà interiore dal male, di non assimilarsi alle pratiche del male. La seconda cosa che testimonia, direi, è il valore generativo della responsabilità. Ecco, se c'era l'equivoco sulla libertà, intesa come pura libertà arbitraria di fare quello che si vuole, e soprattutto diventa la libertà dall'altro, cioè la libertà di Caino, che dice: non sono io il custode di mio fratello, che chiedete a me, non dipende da me. Ecco, anche sulla responsabilità c'è un equivoco quando si dice: ma in fondo è prendersi un peso, è caricarsi sulle spalle di qualcosa che mi vincola, mi limita la libertà. Sentite quello che lei scrive: riesco sempre
pensiero della fame, dal pensiero del freddo e dei pericoli. È comunque un pensiero, non una realtà. La realtà è qualcosa che bisogna prendere su di sé, con tutto il suo dolore e con tutte le sue difficoltà. E intanto che la si sopporta, la nostra pazienza aumenta. Ma il pensiero del dolore, quindi non il dolore vero che è fruttuoso e può rendere la vita preziosa, ma il pensiero del dolore, quello va distrutto. E se si distruggono i preconcetti che imprigionano la vita come inferriani, allora si liberano la vera vita e la vera forza che sono in noi. E allora si potrà anche avere la forza di sopportare il dolore reale nella nostra vita e in quella dell'umanità. Che vuol dire questa annotazione? Io ti sottolineo la parola pazienza, che vuol dire non la remissività. Qui aveva ragione Primo Levi quando diceva: gli uomini non sono troppo aggressivi, sono troppo remissivi, cioè si adattano a logiche, a sistemi di potere, a comportamenti degradanti, li accettano come se fossero una fatalità. La pazienza non è la quiescenza al male, è la forza di sostenerne gli effetti generando un'alternativa. Per cui io, quando voglio trasformare qualcosa della realtà, se sono impaziente, cioè se penso di farlo prendendo una scorciatoia di potere, di propaganda, di appartenenza, fallirò miseramente, riprodurrò le stesse logiche che volevo combattere per mancanza di pazienza, cioè la capacità di farsi carico, di sostenere gli effetti che del male, che non mortifica la mia libertà, ma la fa diventare creatività. Capite? Qui la responsabilità non è un peso, è una forza creativa. Allora perché lei insiste: devo distruggere il pensiero della sofferenza, che con una parola potremmo dire l'angoscia. Quell'angoscia che mi moltiplica nella mente lo stato di sofferenza, e l'angoscia mi dice sempre: è troppo tardi, non c'è via d'uscita, non ce la puoi fare. L'angoscia è un fattore che determina un autosabotaggio, un sabotaggio interiore, mi toglie l'energia, mi spezza le gambe per esprimere questa creatività. Ora io affronto la sofferenza, la vedo, la sperimento, ma non l'amplifico con l'angoscia che guida il mio pensiero, mi interessa molto di più ritornare verso la luce. E allora capire come, qual è la fonte che può alimentare questa mia creatività. Un'ultima indicazione che voglio recuperare da Ed Hillesum: lei capisce che quando ci sono persone scisse, interiormente disintegrate, e tutti quelli che hanno letto la tragedia del Novecento usano questa parola, così Hannah Arendt, Martin Buber, Emanuele Linas, Walter Benjamin, parlano di disintegrazione interiore, che vuol dire sei completamente scisso e adattato, oggi si direbbe flessibile, sembra che sia una buona parola, ma vuol dire sei completamente disponibile, adattato alle logiche del potere che ti sta facendo pressione. Allora solo persone sradicate, eticamente, spiritualmente sradicate, interiormente disintegrate, diventano pedine del potere oppressivo che può generare le persecuzioni, i campi di sterminio, le guerre e così via. Allora lei in realtà dice: quando si popola la società di persone disintegrate, trionfano i sistemi di potere impersonali. Capite? La violenza non è una rissa, non è un'anomalia, non è una follia. Innanzitutto è una logica, e oggi nella data modernità possiamo dire con più precisione, è una logica organizzativa. Noi oggi nel mondo abbiamo 5 grandi sistemi di potere globale che vanno in automatico, cioè sono senza coscienza, non si pongono domande di senso e ci chiedono di obbedire, di essere flessibili, di essere logici. L'economia finanziarizzata, la tecnocrazia, la tecnologia è utile, ma la tecnocrazia, già quando diventa un sistema di potere e accelera le nostre vite, ci mette fuori gioco, ci altera il modo di pensare, è un sistema di potere oppressivo. Il sistema mediatico, dove si parla di post-verità, ma c'è stata la Shoah o non c'è stata? Capite, tutto si può sostenere perché non c'è un vincolo alla verità del reale. Sistema mediatico, le burocrazie, anche Auschwitz, anche la persecuzione era fortemente organizzata nella dimensione burocratica, e poi l'abbiamo detto, la geopolitica, questa aggressione costante, espansionistica, imperialistica tra le potenze del mondo che usano tutte le armi per arrivare alla loro egemonia. Ecco, in un mondo così noi ricordiamo
riconosciamo la pregnanza di questa sottolineatura di Hill, insomma, che scriveva: quello che mi fa paura è il fatto che certi sistemi possono crescere al punto da superare gli uomini e da tenerli stretti in una mossa diabolica, gli autori come le vittime. Così grandi edifici e torri costruiti dagli uomini con le loro mani si innalzano sopra di noi, ci dominano e possono crollarci addosso e seppellirci. Ecco, questo, diciamo, è il rischio di un'umanità che si consegna a questi grandi sistemi di potere. Non sarà un caso che anche dal punto di vista dell'impatto sul mondo naturale, con il lessico religioso si direbbe del creato, non sarà un caso che abbiamo generato un sistema così distruttivo. Questo spesso viene rimosso, viene messo sotto il tappeto, non lo vogliamo sentire, ma è un sistema così distruttivo che si chiami crescita, che si chiami sviluppo sostenibile, tutti gli eufemismi che volete, sta distruggendo le condizioni della sopravvivenza dell'umanità sul pianeta. La natura in qualche modo ferita sopravviverà, noi rischiamo di fare la fine dei dinosauri se non cambiamo modello economico, stili di vita, impatto sul mondo naturale, e se continuiamo a fondare la dignità umana sul disprezzo della natura. Ormai quest'ottica si è rivelata completamente delirante, allora dobbiamo uscire da questo. E poi Tillerson ci dà un'indicazione preziosissima, perché dicevo all'inizio, e chiudo questa riflessione, lei ci indica le radici della memoria. La memoria è fondamentale, ma non può essere astratta. Allarghiamo lo sguardo, guardiamo cosa deve crescere insieme alla memoria. Ora lei ci dà tre indicazioni. La prima: la memoria è concreta, è radicata, se comporta l'adesione al cuore della realtà. Cioè abbiamo contatto con la realtà e con la fonte di bene che la sostiene. Comunque noi chiamiamo questa fonte di bene. Quando invece noi perdiamo contatto con la realtà, questo per noi in realtà è una sofferenza. Quando noi ci distacchiamo dalla realtà, entriamo in una, così, in una dimensione puramente immaginaria che scambiamo per reale, già questo per noi è una sofferenza. Se poi rispondiamo a questa sofferenza con rancore, col potere, ecco che questo diventa un sistema di convinzioni paranoiche che sconfina, diciamo, nell'ambito psichiatrico, per cui la mia ideologia è un'ideologia di persecuzione. Ecco perché in particolare il fascismo, il razzismo, l'antisemitismo non sono chiusi negli anni conclusi col 1945, possono proliferare in qualsiasi, a qualsiasi latitudine, in qualsiasi gruppo etnico, in qualsiasi epoca. Dobbiamo capire questo pericolo quando noi perdiamo contatto con la realtà e cerchiamo una risposta di potere. La persecuzione, la violenza, il fascismo, il razzismo, l'antisemitismo sono pronti. Quindi combattere l'antisemitismo, combattere il fascismo, combattere ogni totalitarismo significa, dal punto di vista proprio della percezione del reale, del modo di stare al mondo, recuperare il contatto con la realtà. Ogni violenza genera sempre una irrealtà, una realtà rovesciata, una realtà delirante. Guardiamo il mondo come un incubo e poi realizziamo l'incubo, capite? Abbiamo perduto la lucidità, quindi c'è sempre questo elemento di delirio che diventa delirio persecutorio. Seconda indicazione di Hattie Hillesum: beh, la memoria deve avere una radice etica, cioè la responsabilità di aderire a questa fonte di bene, capite? Sarebbe invano, sarebbe inutile una fonte di bene se noi non aderiamo. Quello che Gandhi nella sua esperienza chiamerà il satyagraha, cioè l'adesione alla verità dell'amore. Altrimenti la verità dell'amore non ha poteri suoi, per cui agisce nel mondo, diciamo, in modo autonomo. L'adesione degli esseri umani, che si vede subito dal formarsi di una struttura etica della personalità, dove etica significa, lo sapete, la radice greca della parola, vuol dire imparare ad abitare la vita insieme agli altri, senza distruggere, senza distruggerci. Capite? L'etica ha a che fare con la capacità di coabitare la vita. E se non è chiaro il verbo abitare, quando voi andate in una stanza d'albergo, la usate. Casa vostra la abitate, è un'altra cosa. È un mondo affettivo, simbolico, avete cura, cioè vuol dire veramente rivolgersi alla realtà collettiva, alla società, alla natura, nell'ottica della cura, nell'ottica del riguardo, nell'ottica del riconoscimento, non nell'ottica dell'uso, del disprezzo, della sopraffazione. Allora
radicamento etico della personalità. Se non c'è questa radice, qualunque potere totalitario ti può portare a fare cose che veramente tu non avresti neppure immaginato. Da ultimo, chiudo, una radice politica. Ecco allora la scelta della democrazia. Politica non certo nel senso della tecnica di conquistare il potere, anzi, in fondo, testimonianze come questa ci dicono la politica inizia dove finisce il potere. Perché il potere è pura autoreferenzialità, è pura imposizione, è dannoso se ti va bene, è sterile, non dà risposte, cerca semplicemente di riprodurre se stesso, secondo uno schema molto abituale, potere dell'uomo sulla donna, potere del nativo sullo straniero, quindi figurarsi sull'ebreo che non aveva un'identità nazionale, un passaporto, era solo senza identità, potere di chi ha su chi non ha, potere del modello economico e dell'uomo sulla natura, e in un certo senso aggiungerebbe a Tigre sul potere dell'uomo delirante su Dio, sulla fragilità dell'amore di Dio. Questo è lo schema del potere e questo ricorre, sembra anzi sia fondativo delle nostre società. Invece una scelta politica, un radicamento politico significa assumere la cura del bene comune come responsabilità personale. E questa testimonianza è fondamentale per noi in Italia, dove la parola comune significa che non è di nessuno, non significa che è di tutti. Viene percepito come qualcosa o di vuoto o di oppressivo. Non viene riconosciuto come qualcosa che lega tutti nello stesso cammino storico. Allora, la testimonianza di Etty Iverson, mi pare, ci indichi il recupero del senso radicale della parola democrazia. Al di là dell'illusione di affidare la storia a questi grandi sistemi di potere, per esempio al mercato, oppure della controillusione, che è la stessa logica, di affidarsi ai populismi, ai sovranismi, ai nazionalismi, dicendo padroni in casa nostra, prima noi, che è un'altra variante, in qualche modo più tribale, dello stesso spirito di potere. Non sono alternative. La vera alternativa è sviluppare la democrazia, che non vuol dire quel regime dove vince la maggioranza. Questo va benissimo per il totalitarismo, le masse votano quelli che gli fanno del male, votano i dittatori, ma ancora oggi ci sono false democrazie per questo meccanismo. No, la democrazia significa l'ordinamento in cui la dignità umana di chiunque per la nuda umanità e la dignità della natura vengono al primo posto e tutte le istituzioni non sono più sistemi autoreferenziali, ma devono essere istituzioni di servizio, la politica, l'economia, la tecnologia, l'informazione, l'educazione, l'amministrazione, devono essere istituzioni di servizio, rivedibili, eticamente orientabili e non meccanismi che vanno al di sopra delle persone e della coscienza etica. Se nutrissimo scetticismo, senso di sgomento nel confronto tra questa testimonianza e la realtà, Bertiller, insomma, poco prima di morire, lascia questo appunto dove dice: il male che mi fanno io lo assorbo, lo conosco già, per me è scontato. Poi aggiunge: perché? Cioè, perché io sento che sto partecipando alla gestazione della società futura. Lei sapeva benissimo che sarebbe stata uccisa, era sul confine della morte, ma dice: so che sto partecipando alla gestazione della società futura. Con questa fiducia trasformativa credo che lei ci dia un'indicazione di uscire dal nostro sgomento, dal nostro scoramento, che è graditissimo a tutti i poteri totalitari del mondo, che certo noi non muoveremo un dito, anzi di entrare in questa passione di vita comune che è la chiave non solo del futuro ma del presente e anche del riscatto delle vittime del passato. Valeria Messina, una relazione tra uomini
barbara americana dell'Olocausto, e quindi ha varie gruppi, delle definizioni su questo. L'arte, poi l'antisemitismo e i discorsi di odio online a partire dal riuso di consolidate categorie di pregiudizio, e il dialogo interreligioso e sull'argomento in particolare, e tra l'altro questo è stato il modo in cui io poi l'ho conosciuta personalmente, Adele, ottimo acquisto dal punto di vista dell'amicizia e dello studio, e per con un volume Jews in Dialogue, Jewish Responses to the Challenges of Multicultural Contemporaneity, e questo è un testo che poi dopo ci dirai meglio, sta per essere pubblicato da Quint, ci sono diversi contributi e... generosa nella presentazione, grazie Clara. E, quando nel 1948 per la prima volta visitai la Germania, iniziai ad entrare a contatto con queste due domande, due questioni dal mio di dentro, o meglio ancora, una domanda in particolare, non come sia stato possibile l'odio razziale che ha portato ad un così alto livello di, ma come sia stato possibile che un lavoro sporco, dirty work, sia stato fatto da uomini civili, da milioni di uomini civili in una Germania civilizzata. E nel 1948, quando queste frasi vengono messe a punto, l'autore di queste parole è Herbert Charrington Hughes, e hanno molto a che fare con un termine che conosciamo abbastanza bene e che si chiama banalità del male, e che appunto noi come dire, conosciamo grazie ad Hannah Arendt. Beh, questa domanda ci introduce letteralmente, sia me che voi, in una grande dibattito, va bene così? In un grande dibattito polarizzato. Lo sterminio degli ebrei è stato, come dire, preparato, organizzato, è frutto di un piano programmato, studiato, oppure è la conseguenza di una banalità appunto normale? Su questo ci sono state, come dire, tantissime questioni, si sono elaborate diverse domande che hanno sfociato in un, e sono anche sfociato, utilizziamo le due parti, le due forme, in un dibattito, anzi meglio ancora in una specie di ambage accademico, nel senso che hanno coinvolto soprattutto a partire dalla fine degli anni Ottanta, e questa data 1989 non è assolutamente casuale, perché nel 1989 finisce in modo simbolico con la caduta di un muro un'epoca, l'epoca comunista, che permette una serie di, e appunto cominciano delle questioni che gli storici possono affrontare, ma c'è un precedente, un piccolo salto. Nel 1986 inizia quella che è l'historische Streit, una grande querela, possiamo anche così definirla, tra storici, Nolte, in particolare Habermas, Hilgober, che si questionano, utilizzo volontariamente questa forma verbale, attorno alla domanda della storia dello sterminio degli ebrei. E nel 1989, in particolare con questa caduta e quindi l'apertura degli archivi ad est, è possibile ricominciare un certo percorso accademico. Quando si parla di particolari categorie storiche, devo assolutamente generalizzare, quindi da storica farò degli errori, sarò anche registrata, quindi mi assumerò tutte le responsabilità possibili, però è importante capirci, quindi oggi io devo dare un po' di forchette e di coltelli per entrare nel campo, per tagliare la storia. Ci sono tre categorie fondamentalmente, quella di carnefici, volenterosi, uomini comuni e perpetratori di crimini.
queste categorie passano alla storia come categorie storiche, e ci sono degli studiosi storici che sono, come dire, i portatori, i fautori, gli autori, gli iniziatori, coloro che, come Hannah Arendt, sono i padri, gli onomaturghi, potremmo dire anche così, di queste categorie. E questi storici sono Browning in particolare, e vi è anche Gold Hagen, che non è proprio uno storico, nasce come sociologo, però poi passa alla storia anche lui come il grande fautore di questa categoria, e Gross. Per quale ragione, ecco, queste categorie storiche sono, come dire, diventate importanti e sono considerate storiche, sono diventate rilevanti per gli storici? Tutto è legato appunto a quella fine del crollo del muro di Berlino, perché la storia di questo sociologo americano, che io ho conosciuto durante la mia tesi di dottorato in modo così banale, in realtà questo studioso americano inizia a parlare e si pone delle grandi questioni: chi ha permesso lo sterminio degli ebrei? Che cosa è accaduto? Si è trattato di uomini comuni, normali, eccetera, eccetera, quando lo fa, ripeto, è il 1948, e lo fa da dottorando, lo fa dovendo consegnare al mondo. Siamo in un periodo particolare, alle porte della guerra fredda, quando l'ideologia comunista è vista come un male. Questo significa che qualsiasi ambiente, come dire, è volto a combattere questa ideologia. Come consegnare in ambito accademico un lavoro del genere, che parli di lavoro sporco condotto dai tedeschi, e non solo dai tedeschi? Hughes, e questo è importante, è un sociologo. Questo significa che lui, da osservatore, da scienziato sociale, guarda la sua realtà, e la sua realtà è la Chicago, che è caratterizzata dalla fabbrica moderna industriale. E lui, proprio da scienziato sociale, da osservatore, fa una cosa: guarda. Che cosa guarda in una fabbrica? Degli uomini normali che lavorano, che sono, come dire, captati, pagati per compiere un lavoro che fa parte di una certa catena di montaggio. Utilizzo termini molto semplici, così ci comprendiamo tutti e non ci perdiamo. E questi uomini fanno un lavoro quasi molto iterativo, che si ripete e che non richiede loro un certo uso di impegno, ma soprattutto non sono fautori del prodotto finale, quindi partecipano ad una serie meccanica in modo anche continuo di lavoro, che porta appunto ad una fase finale che si chiama prodotto, e lui osserva. Detto in modo ancora più semplice, osserva la divisione del lavoro. E questa categoria sociologica che gli consente di fare un salto mentale e di comprendere quello che poi studierà Hilbert, che aveva studiato, che studierà anche Mommsen, Browning, i grandi storici, quelli che conosciamo un po' tutti. E soprattutto lui comprende che questi lavoratori, workers, compiono un lavoro dirty, sporco, e inizia a elaborare una specie di parallelismo tra i dirty workers, che hanno lavorato nei campi di sterminio, che hanno compiuto un lavoro sporco perché hanno ucciso, ha portato al sangue, paragona lo stesso lavoro dei lavoratori della fabbrica di Chicago ai lavoratori dei campi di sterminio. Quindi dà una analogia tra le SS, tra i capi nazisti, ma soprattutto fa un lavoro grandioso nel paragonare coloro che hanno permesso il lavoro sporco,
quindi la società civile, come è stato possibile che si chiede nel 1948, ci sono dei, i suoi scritti sono straordinariamente impilati, come è stato possibile che questi CAICS, li chiamo così, siano stati definiti tali? E lui si pone questa domanda soprattutto quando ad Amburgo, durante una ritorno da una festa, mi pare fosse quella dell'Ascensione, una donna letteralmente viaggiava, quindi era su questo autobus, gli dice: scusi, ma lei razzialmente non somiglia ad un americano? E quel Rashomon lo porta a chiedersi: esiste ancora la razza? Sono stati sterminati, ma questo popolo si rende conto, le grandi domande di quello che ha compiuto? E così lui elabora queste categorie in modo molto originale. Domanda mia allora, durante la mia tesi di dottorato: ma perché questo grande uomo che ha parlato di banalità del male nel 1948, quindi alla fine della seconda guerra mondiale, lo sterminio era lì, si sentiva ancora il dolore, la puzza, il fumo si vedeva, perché questo uomo non riesce a portare subito in modo accademico, nell'accademia, a pubblicare i suoi lavori? La risposta: antisemitismo accademico, non lo può fare, perché il titolo che lui prepara per la sua tesi, che parlava appunto di good people, di banalità del male e di lavoro sporco, lo avrebbe portato, c'è un carteggio straordinario che io ho studiato, ad essere espulso dall'Accademia. E quindi lui nel 1948 non consegna il suo lavoro. Lo farà semplicemente sospinta di un suo allievo, di un suo discente accademico nel 1962. E sono gli anni che coincidono con il famoso processo Eichmann a Gerusalemme. Hannah Arendt parla di banalità del male. Questi due studiosi, quindi già nel 1948 Hughes e poi Hannah Arendt nel 1962, noi conosciamo la banalità del male grazie a lei, però in realtà il vero padre è questo sociologo americano un po' nascosto, riallacciandoci al lavoro dello sterminio, al dirty work, prepara una questione importante che si spiega con una specie di, utilizzando le categorie di Pierre Bourdieu, di violenza gentile dei corpi. Nel momento in cui questa persona che lavora, che fa questo lavoro tra virgolette meccanico, ma il termine non è più felice, consegna un prodotto finale, viene sganciato dall'anello della responsabilità, nel senso che non è più fautore delle proprie azioni, e non interrogandosi, questa è la sua teoria, su quello che deve compiere, realizza un lavoro sporco, proprio perché è diviso. E questa violenza è gentile, è una violenza che non è forte, non ha i caratteri dei coltelli, dei fucili, dei gas, assolutamente no, è una violenza gentile che viene incorporata, embodied, lui utilizza proprio questi termini, nel corpo, è quasi, come dire, inconsciamente venizzata, non so se si dice in italiano, forse no, quindi anche altre ore, ma è incorporata letteralmente, diventa parte di questo uomo che non si rende conto più. Questa è la banalità del male in modo molto semplice per Hughes. Questa categoria però ovviamente non è l'unica da un punto di vista storico che si propone di spiegare lo sterminio degli ebrei, la distruzione dell'ebraismo. Assieme a lui ci sono altri autori che, come dire, toccano questo concetto largo. Il 27-28 gennaio di ogni anno non è, come dire, l'appuntamento per chiedersi o per decidere che cosa è stato o da che cosa è diviso. Non si tratta neanche dal punto di vista storico di scegliere a chi dare ragione. Non è questa la domanda. Quello che è importante invece comprendere da un punto di vista di criterio di ordine
avvicinarsi alla possibilità di capire con le categorie scientifiche di che cosa si è trattato. E allora gli storici, ritornando agli anni 1982, 86, 89, elaborano un percorso accademico che non è assolutamente finito, perché tra questi uomini antisemiti che sono stati volenterosi carnefici di Hitler, oppure in modo non ideologico hanno compiuto lo sterminio, si sono attorcigliati letteralmente gli accademici, lo fanno tutt'oggi. E quindi esistono la tesi funzionalista, la tesi strutturalista, quella intenzionalista e quella logicista, ne esistono anche altre. Yehuda Bauer, uno storico israeliano, nel 2001 in Ripensare l'Olocausto elabora una grande categorizzazione, quindi è un invito anche per rispolverare quel testo bellissimo, semplice, che spiega molto ordinato il tutto. La tesi intenzionalista, quella che come dire portata un po' avanti da Lucy Davidovich, assegna allo sterminio degli ebrei il ruolo dell'ideologia e quindi di un piano intenzionale, programmato, di una volontà sterminatrice, indipendente da qualsiasi fattore strutturale di tipo economico, burocratico, amministrativo. È una tesi che, come dire, negli anni viene rivisitata da un altro scienziato politico, che è appunto Godalgen, che in Volenterosi carnefici suscita la rabbia di alcuni accademici, altri che lo considerano abbastanza spregiudicato perché confina l'antisemitismo tedesco, confina nel senso che gli assegna una qualificazione di eliminazionista, quindi questi tedeschi in un certo senso potrebbero essere gli unici nella storia ad aver voluto sterminare gli ebrei, perché appunto ci sono state delle tappe, tra cui anche l'epoca protestante, ad aver preparato il carattere del tedesco che vuole sterminare l'ebreo. Questa tesi viene sicuramente rivalutata, quindi quella di Davidovich e di Goldhagen, che la eredita, ma tra virgolette rovinandola. È una tesi che però è importante perché ci permette di riflettere sul concetto di ideologia. Quella invece strutturalista, che forse è la più consolidata perché Hilberg, Browning la rivisitano e la esprimono in modo molto particolare, è una tesi che, come dire, ci parla di piano programmatico di sterminio, quindi di quattro essenzialmente strutture: esercito, burocrazia, la parte economica e il partito, la funzione del partito, che in modo appunto programmatico cercano di preparare questa distruzione. È una tesi che viene anche oggi rivisitata dai logicisti. Chi sono questi studiosi? Che sono, come dire, gli ultimi che a livello accademico e storico si sono preoccupati di rivisitare le varie teorie, aiutandomi dai due filosofi presenti. Mi approprio di una categoria, però faccio uso della Treccani, quindi se cito male, colpa della Treccani. Secondo il logicismo si cerca di spiegare le grandi funzioni, i grandi concetti logici fondamentali grazie appunto a questa logica, a questo principio, quindi si può spiegare un po' la realtà. Quale realtà bisognava spiegare? Quella dello sterminio degli ebrei. E qual è quella parte logica, come dire, quel principio che fa leva sulla logica, che ci consente appunto di comprendere, di avvicinarci alla comprensione dello sterminio? Eber Hegel, è un tedesco, parla di mente ideologica hitleriana. Contemporaneamente a questa logica
associa una serie di circostanze che in modo logico hanno contribuito a che lo sterminio sia o fosse possibile. Per comprendere Ecker è importante, come dire, aiutarsi con un altro storico. Gli storici ci aiutiamo con tutti. Dario Cesarani lo spiega in modo perfetto. Anche questo storico ha, come dire, incontrato delle difficoltà, perché la sua tesi è terribile, nel senso che lui non affibbia assolutamente ad una logica ideale solo intelleriana lo sterminio, ma ci sono stati dei precedenti al 1933, quindi prima ancora che Hitler arrivasse al potere, a preparare questa distruzione. E gli anni 19, 20, 21 sono stati cruciali. Se non ci fossero stati quegli anni, quindi delle condizioni logiche di possibile perpetrazione dello sterminio, oggi le categorie di perpetratori di crimini nazisti non ci sarebbero stati. Anche qui Cesarani ha incontrato delle difficoltà accademiche, per cui anche lui, la grande soluzione finale di mille pagine, è un testo pesante ma è straordinario, perché elabora un po' tutta la storia del XX secolo, consegna davvero un po' a tutti noi quello che è stato lo sterminio degli ebrei. Quegli anni sono cruciali, 18, 19, 20, 21, immaginabile. E questi logicisti rivedono queste categorie di sterminio degli ebrei. Quello che è importante, come dire, decidere oggi, lo fa anche Hughes in un modo straordinario, è quello di cercare di capire come sia stato possibile che la mentalità della violenza simbolica abbia raggiunto una società civile. E lui nel 1955, un po' superando la soglia accademica, cerca di prepararsi, di strutturarsi, perché la violenza simbolica di cui parla Piergiorgè, lui la vive, la elabora per lo sterminio degli ebrei, ma poi la subisce in modo personale e deve in un certo senso attrezzarsi per poter parlare di sterminio in ambito accademico. E quindi nel 1955, perché la sociologia americana in quel periodo viveva una fase di eredità positivista che aveva molto a che fare, ci sono università tra le più importanti, Harvard, con grandi direttori di dipartimento antisemiti che bloccano gli Hughes, quindi lui deve fare i conti, faccio carriera, parlo dello sterminio degli ebrei per comprenderci. Nel 1955 anche qui elabora uno straordinario saggio ebreo, De Gleichschaltung, i tedeschi poi mi correggete, la coordinazione. E anche qui lui studia un po' tutto l'almanacco statistico che va dal 1933 al 1945, alla fine del periodo nazista, e vi sono annotati tutti gli eventi che riguardano gli ebrei, dai matrimoni ai figli, chi sono, dove vivono, che cosa succede. Detto in altri termini, che cosa c'è dietro un nome? Il ruolo, e anche questo è il titolo di una sua conferenza, cerca attraverso i numeri, quindi utilizzando il linguaggio dei positivisti, colleghi suoi accademici, di parlare di sterminio. E questa, come dire, soluzione che adotta gli consente di avvicinarsi a quella che è stata poi la soluzione finale. Lo fa in un modo un po', come dire, imperfetto, utilizzando lo stile della prima persona, che non è tra i più felici in ambito accademico. Questo gli costa una seconda pubblicazione che gli viene rifiutata, però nel 1962 riesce, grazie anche alla polvere sollevata dal processo Hartmann, a pubblicare il suo testo, che però rimane lì, nel senso che gli studiosi che si sono preoccupati di avvicinarsi sia a Good People and Dirty Work del 1948, che non pubblica, e sia a Gleichschaltung del 1955, hanno un compito particolare,
quello cioè di criticare in modo pubblico, come si fa. Io leggo l'articolo di Clara, Clara legge il mio, non siamo d'accordo su alcuni punti, non ce lo diciamo per telefono, ma lo pubblichiamo, spieghiamo le nostre ragioni, restiamo. Questi studiosi, anche qui utilizzando un termine nuovo, elaborano una sociologia straight, nel senso che si preoccupano di comprendere, è un ulteriore quindi dibattito accademico, che cosa ha scritto Hughes. Quando rivisitano i suoi testi, consegnano agli storici, ma gli storici ancora questa cosa non la accettano, perché storia e sociologia sono due discipline che cozzano tra di loro, consegnano agli storici ulteriori categorie sulle quali riflettere, e anche loro ripercorrono diversi aspetti, e in particolare in modo molto molto semplice, quali sono quelle come dire, somiglianze che è possibile leggere tra i Dirty Workers di Hughes, quelli di Arendt, di Browning e di Westermann, l'altro storico che si avvicina a Hughes. Il tema della quotidianità del male, che è appunto The Banality of Evil di Arendt, non si poteva concepire negli anni '80. Per quale ragione? Perché secondo gli studi precedenti, questa banalità del male era legata agli studi di psicologia, e in particolare la violenza nazista poteva essere spiegata semplicemente attraverso quei lavori che confinavano questa violenza nella devianza. Quindi i crimini nazisti erano semplicemente il frutto di opere di devianti sociali, quindi facevano parte della sociologia neuropsichiatrica, potevano spiegarla semplicemente quegli autori. Tra questi c'è anche Waller, che parla di come è possibile diventare uomini cattivi, traduco il testo ovviamente in inglese, come si fa, the becoming of evil, come si fa a diventare cattivi, e lui spiega, è possibile quando viene repressa la coscienza e quando ci si identifica nel gruppo, quando si perde quell'anello, ci si sgancia dalla responsabilità, dalla critica, da una vita attiva, riflessiva, e di conseguenza Waller anche qui fa un passo in avanti, che però spiega in un certo senso anche Hughes. Secondo punto rilevante, il tema della banalità del male non poteva essere affrontato fino alla fine degli anni '80, perché appunto la tesi funzionalista o strutturalista, la tesi intenzionalista facevano da come dire, monopolizzatori del pensiero storico e storiografico, nel senso che i grandi storici avevano visitato gli archivi, avevano letto i documenti dei nazisti, avevano lavorato alle grandi questioni documentarie, altre strade per comprendere lo sterminio non erano possibili. Terzo aspetto, il tema delle vittime, e quindi di coloro che erano stati appunto oggetto dei dirty workers, non dovevano essere assolutamente trattati, affrontati. Parlare delle vittime, no, non è possibile. Ultimo punto, e qui Hughes compie il salto, come dire, in avanti, si allontana da queste grandi tre, come dire, questioni, nel senso che lui affronta il tema delle vittime, parla di vittime nei suoi due saggi, ma soprattutto lo fa in un modo diverso, parlando appunto di normalità del male. Quando nel 1971 viene raccolto un po' tutto il suo lavoro,
collettato, unito, deve affrontare una serie di critiche che lo portano ad ammettere una grande verità, che è appunto quella della mentalità dei perpetratori. E nel 1971, quando consegna all'Accademia il mondo definitivo, poi morirà dopo qualche anno dopo, riesce a fare una cosa importantissima. E da qui, ecco, è interessante anche l'incontro tra Arendt e Lux, perché i due, è come dire, affrontano la stessa questione, però non riescono mai poi a parlarne in modo universitario, in un certo senso. E quello che succede è una cosa particolare, perché riesce Lux, quando affronta la questione della normalità del male, cerca di recuperare la sua citazione e a porre una domanda importante, è un po' la domanda, come dire, conclusiva. È il 1948 quando la scrive, viene pubblicata nel 1971, e questa domanda ha a che fare con i grandi principi umani. La recito, non riesco a recuperarla, un po' di fuori spazio. E dice questo: è possibile aggrapparsi ai grandi principi, quelli sono assoluti, però la scelta del bene e del male, la volontà di praticarli o meno, quella è relativa, cioè appartiene ad ogni uomo. Quando consegna in un certo senso questa, questa grande scrittura all'Accademia nel 1971 e poi 86-88, quando avviene questa sociologia Streit, incontra una riconsiderazione abbastanza forte che lo riporta, come dire, in ambito accademico e che oggi lo consegna agli storici. E quello che come dire, è importante sottolineare è che altri studiosi di altre discipline, Stamet, Bettina o Seida Benabib, sono filosofe storiche, l'una americana e l'altra tedesca, grazie anche al carteggio di Sisarani, carteggio nel senso di mail, di studi tra diversi accademici, ripercorrono questa banalità del male e quindi del grande uomo Eichmann. Perché se fino al 1962-63, alla fine degli anni 80, Eichmann è stato considerato come l'uomo, come dire, non cosciente di quello che perpetrava, eccetera, eccetera, Sisarani, e anche questa è una considerazione fondante di un altro percorso accademico, rivisitando degli archivi, ecco perché tanto per lo storico toccare, sporcarsi le mani, fa una considerazione, anzi una scoperta, discostandosi ovviamente dal pensiero di Arendt e di Lux, che questo uomo Eichmann non era assolutamente banale, era un uomo cosciente, era un uomo antisemita, a partire soprattutto dal 1941, che in modo ideologico, e qui l'incontro delle grandi tre tesi, funzionalista, intenzionalista e logicista, era un uomo non burocrate attaccato ad una scrivania che doveva obbedire agli ordini, non era coordinato come diceva Lux dei Gleichschaltung, non era un uomo banale, era un uomo cosciente, perché, e quindi Lux, la sua grande lezione, i principi sì sono assoluti, ma poi la pratica del bene e del male spetta a me, a un uomo in quanto tale. Grazie. Grazie Adele per questi ulteriori stimoli e adesso chiamo al tavolo il professor Roberto Testi, no, di maggioranza che mi sposto io, non lo posso fare. E...
famiglia si intitola Spicchi di Mela, una raccolta di conversazioni col pittore Bernardino Pino sull'arte degli anni 80-90 del XX secolo a New York e in Italia. La relazione del professor Crespi si intitola Abraham Escher, immagini e memoria. Grazie. Devo dire che di solito il mio lavoro con questioni artistiche, quindi sono un po' fuori dal mio campo, ma in verità no, nel senso che la questione dell'ebraismo, la questione dell'olocausto, ho istituito per me da quando ero bambino un elemento di presenza. Io discendo dai ebrei cristini, anche se non lo sono propriamente, perché ero della mia bisnonna, quindi sono anche cattolici, ma insomma io avevo questa bisnonna che si salvò da un rastrellamento nel 44 solo perché le SS si fermarono piano di sotto, come avviene con la fortuna dei sopravvissuti. Quindi immaginatevi voi con dei precedenti del genere, poi avevo appunto la mia polizia che si è di questa appunto bisnonna ebrea che si è convertita, la nata cattolica, padre lo era, che si è fatto l'ebraismo, l'altro ebreo di Mantova, frequentato quindi fin da quando ero bambino la comunità di Mantova, che al tempo era una comunità tra l'altro numerosa, la famiglia Galli, quindi ho partecipato spesso anche alle feste e poi anche col tempo naturalmente mi sono recato su questo cimitero ebraico di Mantova, che è un grande cimitero, più antichi in Italia, tra l'altro. Non ero una comunità grande come quella di Ferrara, ma era una comunità di rilievo. Ecco, la questione dell'ebraismo e soprattutto la questione dell'olocausto, quindi l'ho proprio avuta in un certo senso proposta al tavolo, cioè sedevo appunto per mangiare con i miei familiari. Ma devo dire anche che credo in realtà che la questione dell'antisemitismo, come per esempio la vediamo rinascere oggi, che è una realtà che tocchiamo tutti i giorni. A me ieri sera è capitata un'esperienza che non avrei mai pensato mi sarebbe toccato di vivere, ero ad Ancona, ero a una conferenza che mi ha presentato il giorno come giorno della memoria, ma è stato bene in maniera un po' ingenua mettere insieme all'olocausto anche gli altri olocausti della memoria. È immancabile la questione dei riferimenti alle foibe, è immancabile la questione dei riferimenti alla Russia staliniana, in sostanza. Dopo questa un po' sciagurata presentazione, da una parte del pubblico è partito un applauso. Ed è stato mortificante, proprio mortificante, perché toccava per la prima volta l'idiozia contemporanea, quella che tutti i giorni in qualche maniera ci raggiunge attraverso la televisione, le dichiarazioni, di una dimensione che però io non riesco a non vedere come puramente goliardica, cioè non credo onestamente che siamo di fronte a un antisemitismo consapevole, siamo di fronte a un antisemitismo calcistico. Come una delle figure più aberranti, e scusate perché secondo me andiamo verso un tempo nel quale bisogna prendere delle posizioni, perché è che tutto sia uguale. Allora, una di queste figure aberranti è l'altro, in Emilia l'abbiamo mandata a casa, perché questa figura aberrante che si chiama Matteo Stantini gira nel nostro paese con questa mentalità goliardica calcistica che produce degli autentici orrori, e l'antisemitismo di oggi è proprio l'antisemitismo degli ignoranti che non conoscono nulla, non conoscono neanche l'antisemitismo come posizione culturale, è semplicemente un problema di tipo calcistico che purtroppo la televisione veicola costantemente. Quindi c'è una situazione difficile, il professor Mancini aveva ragione, credo assolutamente, ai nucleari quali sono i presupposti di una
conoscenza, una mancanza di riflessione, forse si farebbe in un certo senso un torto anche all'antisemitismo come posizione, in fondo è stata anche una posizione culturale che non ha avuto per forza come esito Auschwitz, visto che comincia in realtà, almeno nel dibattito contemporaneo, almeno dall'Ottocento, ma le posizioni che erano condivise anche da Wagner, no? Situazioni che diventano imbarazzanti, ma ci sono, naturalmente, sono state. Quello era una presa di posizione e credo, però vorrei aggiungere che questa era la domanda che in fondo mi facevo, mi sono fatto presto, fin da bambino, proprio per le ragioni familiari che vi ho descritto. Perché ebrei? Perché ebrei? Cioè perché questa posizione è in realtà di opposizione violenta? Che cosa c'è nell'ebraismo che suscita questa forma di avversione? No? Guardate che una avversione ovviamente nel mondo occidentale ha origine remotissima. Resta qualcosa di questo elemento, di questo perché nella demenza contemporanea? Non lo so, forse sì, forse in maniera molto molto profonda. Io credo che banalmente, se dovessi raccontare che cosa in realtà motiva l'antisemitismo, è che in generale l'ebraismo è una religione della distanza, dell'assenza, in un universo culturale che dai greci davanti in realtà ha fatto della presenza l'elemento essenziale e anche e soprattutto l'elemento che fonda la legittimità di un potere. Nell'ebraismo c'è il senso invece della distanza, c'è il senso della diaspora, c'è la differenza in realtà fra l'uomo e Dio, che ovviamente è l'esatto opposto di qualsiasi forma di provvidenza o addirittura di incarnazione. Esiste ovviamente, lo sapete, un messianismo ebraico, ma ha tutt'altro aspetto rispetto a quello appunto evangelico. E qui forse cominciamo a capire qualcosa di profondo effettivamente, cioè l'idea che è tipica soprattutto della tradizione cabalistica, della creazione come distruzione. In verità esiste una dottrina, la dottrina del Zinzum, cioè della catastrofe. La creazione non è affatto un atto d'amore, ma è letteralmente l'errore, lo sbaglio, cioè è un momento nel quale Dio si ritira in se stesso e lascia dietro di sé le macerie di un universo che è un infinito labirinto nel quale l'uomo si muove. Questa differenza, questo tema essenziale che fa sì, erano bellissime le cose che diceva Lorenzo Mancini, che Dio abbia bisogno dell'uomo. E l'autore di cui voglio parlare oggi, cioè Abraham Heschel, è proprio tra l'altro autore del Dio in cerca dell'uomo, come se l'uomo fosse colui il quale ha la responsabilità di ricondurre Dio a quella bontà che è venuta meno con l'atto della creazione. Questo è insopportabile, credo, agli effetti di una teologia che si basi sulla presenza e che fa sì che qualsiasi tipo di pensiero, diciamo la verità, qualsiasi tipo di metafisica, costituisca, come credo giustamente diceva Jacques Lacan, la voce del padrone. Ecco, il tema dell'ebraismo è che il padrone è lontano ed è spesso indifferente e va, sembra, risvegliato alla propria coscienza. Qui ci sono elementi essenziali, lo sapete, ci sono questi dubbi, queste scintille secondo la tradizione ebraica che nel buio della oscurità scendono i lumi, la festa, sono in realtà, per capirci, delle tracce, delle minime tracce. Seguire queste minime tracce porta forse a guadagnare una totalità, ma c'è una differenza, c'è una difficoltà.
difficoltà enorme. E qui ricordo alcuni passaggi, per esempio, della Bibbia stessa, per esempio dal libro dei Re: il Signore che collocò il sole nel cielo decise di dimorare nelle tenebre più profonde, egli si avvolse, leggo dice dai Salmi, nelle tenebre come in un nascondiglio. Dio si nasconde, si ritira oltre la creazione. Addirittura, ricorda Gershom Scholem, la natura è definita come Sel Shaddai, cioè l'ombra del nome di Dio. La creazione è l'ombra di Dio, non è la manifestazione, non è la presenza. Io credo che questo fatto, questa contrazione, questa distanza, sia in realtà l'elemento che rende l'ebreo sempre perturbante. Poi prende l'aspetto dell'uomo senza terra, dell'uomo senza patria, è inquieta, è l'uomo che non fa il presente, è l'uomo che non partecipa alle feste che tutti sentono come evidenti fondamenti di una comunità, è un altro, ma questa alterità che si vede nella figura grottesca dell'ebreo, che magari ha come controparte l'idea della speculazione attraverso il danaro, il prestito, l'usura e tutte queste faccende, come se fosse questa minaccia della minaccia addirittura, no? O fosse al contrario una forma di risarcimento, proprio perché Dio non è presente, io devo cercare in qualche maniera di sopravvivere alla mia condizione. Questi sono elementi, queste distanze, queste alterità che filtrano e poi prendono le forme della storia. Quindi è ovvio, per esempio, che in un'epoca come l'8-900 che sposava le ideologie nazionaliste, a cui peraltro, perché il paradosso è questo, gli ebrei stessi aderivano, perché gli ebrei tedeschi avevano una grande coscienza della Germania, si sentivano tedeschi, quindi c'era questo fatto, però nonostante questo, ecco la verità, riemerge in qualche misura l'ideologia della verità, e questo porta poi al complotto, ai protocolli dei sali di Sion, ma ancora oggi si parla, pensate l'idiozia del complotto tra i Brunner, ritornano queste cose. Allora, anche qui, guardate intorno, questo palazzo è stato costruito a misura di Mussolini, e se guardate quei terrazzini sembrano in realtà il labbro di Mussolini quando si scorgeva dal balcone di Palazzo Venezia. Qui dietro c'era un affresco con Mussolini come Marte pacificatore, quindi non siamo tanto lontani. E in realtà qui dentro si ballava e si facevano feste quando c'erano le leggi razziali. Quindi bisogna ricordarsene, queste cose sono vicine, e a misura che si è andati verso l'orrore della seconda guerra mondiale sono riemersi proprio questi temi dell'ebraismo come altro rispetto ai popoli. Abbiamo fatto questa mostra del Bauhaus che viene chiuso perché le autorità tedesche del primo governo Hitler dicevano prima i tedeschi, e non si poteva quindi fare un contratto di lavoro a Russo Kandinsky, allo svizzero Klee. Ecco, ricordatevi questo fatto, prima i tedeschi. Quando qualche idiota continua a dire prima gli italiani, bisogna dire che è un idiota e che è un idiota pericoloso, ma va combattuto con tutta la fermezza di cui possiamo essere capaci, intellettualmente e politicamente. Basta con quel buonismo sbagliato che consente a tutti di dire quello che vogliono. Non è giusto, ognuno è libero di dire quello che vuole, ma bisogna che ci sia un contrasto forte. Io ripeto volentieri con Voltaire, non sono d'accordo con te, ma darei la mia vita perché tu potessi continuare a esprimere la tua opinione. Lo dico, ma dico anche che le opinioni vanno contrastate, non tutto può essere accettato.
Quindi c'è una decisione in questo senso che noi dobbiamo prendere, e la dobbiamo prendere perché viviamo in una situazione nella quale forse in maniera demenziale, quello dell'idea del complotto, dell'altro, dell'alterità, della paura, dell'invasione, tutte queste cose sono ritornate fuori, quindi in un certo senso comprendiamo quello che può essere stato anche il Novecento e le vicende del Novecento, dicevo prima in maniera particolare gli ebrei come corpo estraneo all'interno delle nazioni, no? Come corpo estraneo all'interno della storia dei popoli. Ora, ecco, queste sono valutazioni, sono questioni appunto che propongo semplicemente alla riflessione, soprattutto in questo senso della distanza. Questa è, credo, la questione forse su cui ha riflettuto con grande profondità proprio Abraham Heschel, ossia il filosofo, il teologo di cui volevo parlare. E ve lo faccio vedere qui, lo vedete in alto, da giovane, Heschel sulla sinistra, la città di New York, credo, e no, un po' decapitato, non si vede tanto bene. Vediamo se, vedendo un po' l'immagine, riappare. No, neanche così. Allora, per cui, vediamo qua. Tempi, siamo fra il XII e il XIII secolo,
È un filosofo e medico che si fonda, come peraltro era la cultura particolarmente liberale proprio del califfato umayyade, sul dialogo, noi diremmo, infra-religioso, il confronto, il cristianesimo, ma soprattutto l'Islam, naturalmente. Quindi ecco anche questo dato del dialogo, e questa biografia di Maimonide è particolarmente apprezzata anche da Martin Buber, il quale lo sceglie come successore allo Jüdisches Lehrhaus di Francoforte, un altro centro importante della cultura ebraica in Germania, istituto di educazione centrale per gli adulti. Anche un altro aspetto che dobbiamo riferire alla vita di Escher, cioè quello dell'insegnamento, è un altro fatto importante. Direi che da un lato la tradizione, da un lato la filosofia, cioè il momento riflessivo, l'insegnamento, a cui poi si aggiungerà anche la partecipazione ai fatti politici, agli eventi politici, cioè essere del proprio tempo. Il 10 ottobre del 38 esce, viene arrestato però dalla Gestapo e viene rimpatriato in Polonia. Qui per un anno circa insegna filosofia ebraica all'Istituto di Studi Ebraici ancora a Varsavia, poi ricordo il primo settembre del 39, l'invasione della Polonia, all'inizio appunto quindi della catastrofe della seconda guerra mondiale. Poche settimane prima della invasione tedesca della Polonia esce grazie a Julian Morgenstern, che era il presidente dell'Unione delle Università Ebraiche di Cincinnati, ad avere un permesso di soggiorno per gli Stati Uniti. Questo fatto gli salva ovviamente la vita. Insegnerà al centro di studi denominato Reform Judaism a Cincinnati, da cui peraltro 5 anni più tardi si separa per trasferirsi a New York, e questa è un'altra cosa importante. Arriva nella grande meta, appunto, e partecipa di quella tradizione ebraica. Tra l'altro è stata così ben illustrata, è così ben illustrata, se vi interessa, da un autore contemporaneo che è Adam Wapnick, uno dei grandi, appunto, delle grandi firme di New York, fra l'altro, in un libro che si chiama A casa Manhattan, e anche in un altro libro che esce tra poco e che si chiama L'avventura del liberalismo, in cui si parla proprio del contributo, appunto, degli ebrei alla vita di New York. E Sonia insegna appunto al Jewish Theological Seminary of America di New York e terrà questa cattedra, appunto, con più insegnamenti fino alla data della morte nel 1972. Ora, la posizione di Eschel è una posizione altamente problematica nei confronti della visione di Dio, ma anche e soprattutto nei confronti della visione dell'uomo. E è proprio un saggio del 1965 che porta per titolo Chi è l'uomo, che costituisce un riferimento, credo, essenziale per quello che riguarda il suo pensiero. Parla dell'uomo come problema, tra l'altro aveva appunto come riferimento Soren Kierkegaard, ci sarà spesso anche un parallelo con la ricerca kierkegaardiana, e qui la differenza fra l'uomo e Dio è anche concepita come una differenza fra l'essere dell'uomo e il pensiero dell'uomo. C'è una sorta di polemica nei confronti della filosofia in questo senso, perché dice il nostro Escher, dopotutto la filosofia è stata creata per l'uomo e non l'uomo per la filosofia, quindi è in realtà l'uomo che crea la filosofia, ma crea la filosofia a partire da una posizione altamente problematica nei confronti di se stesso. Il suo essere, si potrebbe dire, gli sfugge. In fondo, fra l'essere dell'uomo e il pensiero dell'uomo c'è la stessa differenza che passa tra quel Dio nascosto oltre la creazione e la creazione, come se ci avesse di nuovo riportato in questa dimensione problematica la differenza, appunto. E quindi il pensiero con la parola non può dire tutto, può ipotizzare, può provare, può porre dei problemi. C'è
cioè bisogna differenziare la curiosità dalla problematicità, ma porre un problema significa anche continuare a sentire l'urgenza da cui quel problema è nato. Pensare che questo problema possa essere risolto una volta per sempre, che riguarda in primo luogo la natura stessa dell'uomo, è un fatto impossibile. Quindi vedete che la distanza, la differenza è l'elemento motivante, si potrebbe dire, di ogni ricerca e rinnovante insieme di ogni ricerca. E dice infatti in queste pagine: l'uomo è un problema in sé e lo è in ogni circostanza. Essere umano significa essere un problema che si esprime nell'angoscia, nella sofferenza spirituale. Ogni essere umano possiede una sia pur vaga nozione, un'immagine o un sogno di ciò che l'umanità dovrebbe essere, di come la natura umana dovrebbe agire. Il problema dell'uomo nasce quando si scopre un conflitto o una contraddizione tra l'essere e il dover essere, fra ciò che l'uomo è e ciò che ci si attende da lui. È nell'angoscia che l'uomo diviene un problema per se stesso, quel che da tempo va trascurato e rompe d'un tratto con penosa consapevolezza. Quindi ecco il dato di una ricerca senza fine, di una dimensione appunto, si potrebbe dire anche nel pensiero, evolutiva, ma senza che questo costituisca mai un traguardo assoluto. E un punto che pone interessantissimo a proposito del modo nel quale noi ci guardiamo è l'immagine che abbiamo di noi stessi, e dice: diveniamo ciò che pensiamo di noi stessi. Questo è un fatto fondamentale, diveniamo ciò che pensiamo di noi stessi. Quindi l'elemento di cultura, l'elemento di formazione è proprio decisivo, divenire ciò che in realtà pensiamo di noi stessi. E qui ancora entra un discorso che riguarda proprio la memoria. Dice: è discutibile che la natura dell'uomo possa venire trattata come una sostanza isolata. È possibile allora pensare all'uomo soltanto in termini di coscienza? Il comportamento è determinato non soltanto da processi interni a questa sostanza, ma anche da forze e modelli che prevalgono nella società. Quello che vi è dato è una complessità, decisioni, norme, preferenze che influenzano sia l'azione sia le cause, non fanno semplicemente parte della natura umana, e se sono determinate dall'immagine dell'uomo a cui siamo vincolati, dal contesto supremo a cui cerchiamo di riferirci. L'uomo è dotato di un sorprendente grado di recettività, di adattabilità, di capacità di credere, non è mai finito. Non è mai immutabile, l'umanità non è qualcosa che gli scopra nei recessi del proprio io. L'uomo è sempre in cerca di un modello o di un esempio da seguire. Ogni essere umano viene determinato dall'immagine a cui si riferisce. Ecco il tema dell'immagine che emerge. La verità di una teoria sull'uomo è dunque creativa oppure irrilevante, ma non è mai soltanto descrittiva. Una teoria sulle stelle non diviene mai una parte dell'essere delle stelle. Una teoria sull'uomo penetra nella sua coscienza, determina la sua comprensione di sé e modifica la sua stessa esistenza. L'immagine dell'uomo influisce sulla natura dell'uomo. Ogni tentativo di dedurre un'immagine dalla natura umana si riduce all'estrazione di un'immagine che vi era già originariamente insita. Ecco, questo credo che sia il tema essenziale, cioè la ricerca di una immagine originariamente insita della natura umana che sembra di essere attore che conoscere e ricordare, sì, c'è questo tema naturalmente. Quindi significa che anche nei libri sacri, che sono, secondo esce, il modo in cui Dio vede l'uomo, sta nascosta un'immagine che dobbiamo portare alla luce. Questo tema è essenziale, perché questo implica un legame in realtà fra nuovo e antico. Quindi si scopre in realtà ciò che c'è già, e questo è un dato, credo, che questo stesso saggio viene poi rimarcato con una frase molto bella: solo colui che è un erede può divenire un pioniere. E questo è il dato essenziale. Allora, quella ricerca, l'eredità che ci fa pionieri, per il nostro esce, è diventata anche la condivisione. Faccio andare avanti,
d'America e marciare insieme a Martin Luther King. Questo è un fatto fondamentale. Prendere posizione contro la guerra del Vietnam, posizionare quindi la sua dimensione tradizionale con la dimensione della sfida, così la chiamava proprio dei neri d'America, per i diritti. Se posso avere 3 minuti e poi arrivo alla fine. C'è un saggio che porta per titolo La base religiosa delle pari opportunità, la segregazione di Dio. Questo è un punto fondamentale, cioè a proposito della responsabilità che l'uomo ha, la posizione nei confronti di chi non ha diritto è una redenzione di Dio che in definitiva è all'origine di quella mancanza, di quel diritto. La condivisione quindi di chi non ha diritti significa rendere la bontà che Dio ha impedito. È compito dell'uomo redimere Dio in questo, cioè arrivare di fatto proprio a condividere nella realtà, e dice: smettiamo di essere apologetici, cauti, timidi. La tensione e la lotta razziale è sia un peccato sia una punizione. La difficile condizione del nero, le aree degradate delle grandi città non sono forse frutto dei nostri peccati. Con la negligenza e il silenzio siamo diventati tutti complici davanti al Dio di misericordia verso l'ingiustizia commessa contro i neri da parte di uomini della nostra nazione. Le nostre miserie sono numerose, non siamo riusciti a chiedere, insistere, sfidare, castigare. Qui c'è una frase tremenda che andrebbe però messa sotto l'immagine di Trump per volte che appare. Cioè dice, nelle parole di Thomas Jefferson, quindi non parliamo di qualcuno che veniva da fuori, ecco le parole di Jefferson: tremo per il mio paese quando rifletto che Dio è giusto. Tremo per il mio paese quando rifletto che Dio è giusto, perché questo è un dato appunto rilevantissimo, è un dato essenziale. E ecco quindi il fatto di avere bisogno in un certo qual modo di condividere appunto queste cause, che sono cause nobilissime e fondamentali, proprio per riuscire a dare un senso alla nostra azione. E dice ancora: la difficile condizione del nero deve diventare la nostra preoccupazione più importante. Considerato alla luce della tradizione religiosa, il problema dei neri è il dono di Dio all'America. La verifica della nostra integrità, una straordinaria opportunità spirituale. Una straordinaria opportunità spirituale. L'umanità non può che prosperare quando viene sfidata, quando viene chiamata a rispondere a nuove richieste, a protendersi verso nuove vette. Immaginate come saremmo compiaciuti e compiacenti, insulsi e insensati se dovessimo vivere solo della prosperità. Dobbiamo capire che la religione non è sentimentalismo, che Dio non è un patrono. Dio non è un patrono. La religione è una richiesta, Dio è una sfida che ci parla con il linguaggio delle situazioni umane. La sua voce è nella dimensione della storia. Queste sono parole che credo dovremmo proprio tenere presenti quando parliamo oggi delle alterità con le quali ci dobbiamo misurare. In realtà occasioni, si potrebbe dire, strane, paradossali occasioni per redimere Dio dalla distanza. In definitiva, rispetto all'uomo produce l'ingiustizia. Allora ecco che, come quei neri erano l'occasione in realtà dell'America, anche i nostri migranti sono la nostra occasione. Questo è un fatto che ci dobbiamo dire con tutta la difficoltà che la questione pone, ma è un fatto che noi dobbiamo cercare di porre in termini reali, concreti, in termini culturali, e non avere paura di questo confronto, e pensare proprio che c'è questa dimensione difficile di una occasione che ci viene data in questo contesto. Mi sono mangiato molto del nostro tempo perché avrei voluto farvi vedere un po' di macro, come si può vedere la distanza tra l'uomo e Dio, ma non ho proprio la possibilità. Un contributo soltanto per segnalarvi quest'autore, Howard Fisher, e questo saggio in particolare che trovate nelle edizioni ESE, Chi è l'uomo, appunto, che forse è una sintesi davvero magistrale del suo pensiero. Io sono 20 anni.
che continuamente torno a rileggerne delle parti perché mi pare una specie di continuamente, ricordandomi sempre che la verità non è mai nel libro, ma nelle ragioni che facciamo nel libro. Questo ci rende tutti bene. Grazie.
piacere al professore Roberto Mancini, perché ascoltandola mi ritornava in mente il bel libro di Ulrich Beck, Dio personale, di Etty, su Etty, le sue. Quindi la questione della personalizzazione come risposta alla modernità di questo Dio che non si può, come dire, incastrare, ma è una risposta esistenziale del non incapsulare l'angoscia e del ricevere questo Dio dentro di sé. Fino ad arrivare, vedete, proprio alla dissoluzione totale, quindi ad andare
meta oggettivo addirittura, perché non è neanche un dato oggettivo. Quindi è un altro modo chiaramente di vivere la differenza in fondo fra il pensare e l'essere, che esce pone come elemento fondamentale della filosofia, ma lui lo recupera in realtà fino alla militanza politica, che dà senso, la scoperta, l'occasione, il confronto con la verità, o invece il senso mistico come era verso l'alterità assoluta, quindi la relazione di un ecco, qualcosa siamo riusciti a dire anche questo di York. Sì, naturalmente la questione è molto grande, però direi così che assumendo la domanda che veniva fatta sul Dio personale, al di là della lettura di Beck, i grandi testimoni del Novecento, non a caso, quando sono, come si dice, di Diodoro di fronte all'estremo, si potrebbe per esempio incrociare il percorso di Attile con quello di Dietrich Bonhoeffer, le sue lettere dal carcere, che non a caso parlava di cristianesimo non religioso, sembra una contraddizione in termini, no? Poi vedete tutti questi che pure partono, hanno un radicamento dentro una religione che fa un po' da casa iniziale, che fa appunto da radice, arrivano a un punto in cui si spingono oltre la religione e oltre l'ateismo. Se religione e ateismo sono sistemi di risposte, sistemi metafisici di risposte, Dio c'è per il fatto così e ci sono queste conseguenze, normalmente concepito in termini di potere, di onnipotenza, nelle varie modulazioni, oppure no, Dio non c'è, dunque c'è il potere dell'uomo, quindi in realtà sono molto più accomunati dal carattere chiuso, dalla logica di potere, dal farsi un'immagine che però è un'immagine che distanzia dalla realtà, ma nel senso di un distacco, non della distanza come prima veniva ricordata, che è uno dei nomi della relazione. Cioè quando Roberto diceva Dio della distanza, vuol dire Dio della relazione reale, non è Dio che satura gli spazi. Quando invece la logica del dare tutte le risposte, del piegare il pensiero a essere una macchina che risolve tutte le questioni, cosa che forza il pensiero non è per questo. Quando a questo si sovrappone una logica di potere, liberamente faccio un'esperienza in realtà di nichilismo, di perdita del senso. Ora, tutti i grandi testimoni, le grandi testimoni dell'Ottocento, sono andate oltre, diciamo, la religione costituita per l'ateismo costituito, hanno aperto, diciamo, all'evento della relazione. Allora tu vedi, direi, la ricorrenza di queste due cose. Primo, che è un Dio che comunque o eventualmente una verità, un senso, un bene che fa da fonte all'umanizzazione delle persone e delle relazioni, tipico il caso di Levinas che assume Dio e in realtà lo traduce con la parola bene, e il bene ti impegna, ti costituisce, ma non ti fa mai schiavo, ti fa responsabile, e nella responsabilità nasci alla tua vera umanità. Si dice sempre che è un filosofo dell'altro, dell'alterità, è un filosofo dell'io, nel senso che io nasco veramente, mantengo la promessa della mia originalità quando arrivo a interiorizzare la responsabilità, senza la pretesa di dire la mia responsabilità arriva fin qui, la mia responsabilità arriva se l'altro se la prende anche lui, no, incondizionata è prima persona. Allora vuol dire che loro scoprono queste due cose, la prima appunto che è un fondamento di bene, veramente un bene comune antecedente a quello che noi possiamo costruire per via politica e che genera l'umanizzazione di tutto il sistema delle relazioni. E la seconda cosa, si scopre quanto sia preziosa la dignità di ogni essere umano, in una delle spiegazioni, per esempio l'arte che dava del perché gli ebrei, cioè perché esprimevano la nuda umanità. Cioè non c'è, io mi integrerei due perché, no? Da un lato la nuda umanità senza altre caratteristiche, senza passaporti, senza bandiere, senza proprietà, cioè il fatto del puro essere umano in quanto tale. E quello viene colpito perché invece è ritenuto un elemento che va sanzionato, un elemento di fragilità, un elemento di sradicamento. L'altro tema che Roberto prima sottolineava, la distanza, certo, ma quale distanza? In fondo René Girard, altri autori hanno ricordato le radici europee dell'antisemitismo stanno in una certa cristianità. Sono radici cristiane, ovviamente cristiane deliranti, cristiane non evangeliche, ma in cui la distanza significava distruzione della presenza di Dio. Gli ebrei sono gli uccisori del Dio incarnato e quindi vanno perseguitati, addirittura dovere. Allora, detto questo, gli autori delle grandi testimoni della
sacro non va cercato in alto, nel tempio, nella solennità, nell'apparizione, nel miracolo. Sacro è ciò che è sacro agli occhi di Dio. Quindi ogni creatura è sacra, ogni relazione è sacra. Non è Dio che è sacro, è ogni creatura che è sacra agli occhi di Dio. Questa è la radice misteriosa della nostra divinità, che sta nella distanza, laddove però la distanza significa una relazione in cui tu non sarai mai proprietà, ma sarai appunto un essere radicalmente libero. Quindi se è questo, mi pare che questi testimoni, queste testimonianze ci diano veramente capacità di futuro, non vadano solo ricostruiti perché appartengono al secolo passato, ma veramente ci aprono percorsi che noi dovremmo imparare a tradurre su scala giuridica, su scala sociale, su scala economica, cioè liberare un po' di pensiero critico nuovo, di creatività, perché mi pare, Roberto lo ricordava, che invece ci sia un abbassamento della nostra capacità di pensiero critico e di pensiero progettuale. Quando si dà il nome, il significato.
significato, al significante, allora forse nel tempo assieme forse si riesce a ristabilire anche l'ordine delle cose. Bene, ringraziamo i relatori per questa veramente ricchissima e intensa mattinata e io vi avverto subito pubblicamente, vi chiederò lo scritto di quello che avete oggi detto e penso che interesserà a tutti. E ora invito i relatori a accomodarsi e invito invece a venire qua, diciamo, ad avvicinarsi al maestro Riccardo Giorgio Amoretti. E mentre il gruppo sistema, diciamo, le particolarità tecniche, e con Riccardo facciamo un attimo una chiacchierata e scopriamo chi è. Infatti che sono convinto che la maggior parte
nelle persone che fruiscono un po' di musica ebraica facciano riferimento a quel genere che viene chiamato klezmer. Allora, intanto klezmer nella parola in sé vuol dire klezmer, ovvero strumento che suona. Non è che sia così difficile, ma quello è una tradizione. Fate conto che il klezmer sta all'ebraismo come la musica, come si può dire, quella di Romagna Mia, come il ballo liscio a Romagna. Ho capito che fa subito effetto, però cerchiamo sempre di far capire che il mondo ebraico ha una vastità un pochino più larga, ecco, di quel tipo di musica. Per cui ci sforziamo in modo e maniera, prima di tutto anche perché è un'espressione prevalentemente nata nell'Europa dell'Est, per cui ha un certo rapporto, un certo uso, un certo background che è lì. Noi che siamo mediterranei certamente ci rimane un pochino più lontano questo aspetto. E allora cerchiamo di far ascoltare anche altri tipi di pensiero musicale. E molto spesso mi dicono, ma in fondo sa, quando si vede musica ebraica lì si pensa sempre a qualcosa di molto severo, di molto... Io dico che in fondo che lei siamo come tutti gli altri, cioè scriviamo cose che poi in fondo piacciono a noi. Poi che questa cosa arrivi al cuore della gente, questo sta anche al compositore in sé. E se uno ascolta Leonard Bernstein e va a sentire West Side Story, non è che trova delle realtà ebraiche, l'importante è che lui sia un ebraico. E forse la sua sensibilità, anche quando fa un genere che non è prettamente ebraico, certamente l'essere ebreo e avere un rapporto molto importante con le nostre salmodie, con tutto l'aspetto anche sinagogale, per cui la musica è veramente una cosa importante. Fate conto, noi che cerchiamo di studiare il più possibile, se entrate nella casa di un ebreo ortodosso, mentre è lì che sta studiando un tomo del Talmud, è assolutamente proibito leggere senza cantillare. E poi anche da soli, noi abbiamo un certo modo specifico di cantillare ogni cosa che noi leggiamo. E questo tecnicamente sembra strano, ma tecnicamente aiuta molto anche la memoria, perché usiamo anche un'altra cosa che ci ritorna indietro, cioè la cantillazione alla fin fine ci rientra. E vi posso garantire che è un doppio binario per poter tenere a memoria certi brani. Ci sono dei nostri rabbini che sono piuttosto elevati nei confronti della memoria. Per esempio, un giorno col mio rabbino, il grande rabbino Giuseppe Laras, con il quale ho studiato per anni il Talmud, c'è un piccolo esame che si chiama l'esame della spilla. Allora, se fate conto che da diversi secoli ormai abbiamo codificato una certa stampa standard della pagina Talmud, che proviene da Vilna e cose del genere. Benissimo. Quella lì è al 90% la stampa che tutte le stampe talmudiche hanno. Ora fate conto che il fatto della spilla significa che ci fanno un piccolo esame, molto duro. Prendono una spilla, la mettono su una lettera e scrivono. Lo studente deve sapere perfettamente cosa c'è nella pagina dopo che la spilla ha bucato. Per cui credo che certi esami universitari potrebbero essere un pochino. Una volta mi sono provato a fare una domanda al mio insegnante, che dopo tanti anni che ero lì al tavolo testa a testa, e lui mi guardò con molto dolore, perché pensava che aver perso tantissimi anni per insegnare a qualcuno che poi gli faceva una domanda così banale, lui si sentì frustrato e mortificato. E mi disse: Yeshua, ma sei una persona di fede? Rabbino, penso di sì. E mi hai fatto questa domanda. Purtroppo sì. Bene, ricomincia. Dopo anni io ho dovuto ricominciare a studiare il significato dell'alfabeto. E così è. Per cui una delle cose più importanti
importanti. Non vi fate incensare dagli pseudo ebrei quali vengono e si impongono dicendo: ora vi dico io cos'è. I nostri maestri sono molto umili, i nostri maestri stanno molto in disparte e tollerano però ben poco parole al vento per avere dei voti. Ci sono quelli che vengono a parlare di ebraismo come quando nella piccola Sansone c'è scritto imparare la chitarra in 13 lezioni. Ci sono quelli che imparano, vengono a fare conferenze, si fanno pagare, tutto quello che è, e dicono l'ebraismo in 13 lezioni. Diffidate di ciò, perché avere i grandi studiosi è sinceramente molto complicato. Il mio rabbino dice sempre, in qualsiasi realtà professionale, universitaria, ebraica, medica, scientifica, Yoshua, ricordati sempre, si salva il 2%, tutto il resto è fantasia. Ma immaginate in 7 miliardi di abitanti della Terra se veramente ci raggruppassimo il 2% per fare di questo mondo un mondo migliore. Tutto il resto è fantasia. Ci raggruppassimo vuol dire che tu ci sei già messo dentro. Da no, si raggruppate, no, perché mi sto donando tutta la vita, per cui un angolino lo capisco benissimo.
che ad Auschwitz c'era un'orchestra, mentre la fame, la tortura, le malattie e la morte erano la condizione abituale, nei lager si dava un concerto. Era entrata infatti nella tradizione dei campi di concentramento la creazione di gruppi orchestrali formati da internati. Uno dei compiti giornalieri delle orchestre era suonare le marcette quando le squadre dei prigionieri, in fila per cinque, andavano e tornavano dal lavoro. Ma il desiderio di prestigio della direzione del lager fece sì che l'orchestra non servisse solo per suonare marcette, ma che venisse anche utilizzata per veri e propri concerti che si tenevano abitualmente la domenica mattina di fronte alla villa del comandante. Thank you.
solo il direttore d'orchestra doveva essere Birazzariani, e questo gli consentiva di rendere con ogni mezzo a mano il compito degli strumentisti. Nella grande sala da musica, gli ufficiali della Schutzstaffel quasi ogni sera trovavano un pretesto per festeggiare, e mentre tra le pareti risuonavano allegre melodie, essi cantavano e ballavano, bevendo fiumi di birra. Anche nel lager femminile di Birkenau fu costituita un'orchestra. Essa poté essere diretta da una musicista ebrea, Alma Rosé, internata da Auschwitz nel 1943, nipote di Gustav Mahler e figlia del primo violino della Wiener Filarmonica. Alma continuò la tradizione di famiglia, formando il celebre quartetto Rosé. Un giorno, durante l'organizzazione della festa di compleanno di un alto ufficiale della SS, venne chiesto se qualcuno sapesse suonare il violino. Alma Rosé si fece avanti e il suo virtuosismo impressionò a tal punto i partecipanti che il giorno dopo fu nominata capo dell'orchestra femminile. Così la descrisse una delle orchestrali sopravvissute. Alma viveva in un altro mondo. Per lei la musica che si elevava alta di sopra dell'atmosfera tragica del lager significava amore e delusione, dolore e gioia, un desiderio di eternità e di fede. Thank you.
Nonostante Alma si trovasse in una posizione privilegiata, non ricercò mai il favore della direzione dell'area. Al contrario, accadde che, durante un concerto, si interruppe nel bel mezzo dell'esecuzione di un brano perché un gruppo di sorveglianti SS rideva e chiacchierava a voce alta. Thank you.
laghi avevano risparmiato pure Alma Rosé, che nel mare delle baracche di Birkenau viveva nel suo mondo musicale come sull'isola. Alma Rosé morì il 4 aprile del 1944, avvelenamento da cibo, dissero, probabilmente avvelenata dalle sorveglianti gelose di lei. Thank you.
Oggi ci troviamo in un luogo dove la musica ci dice una volta ancora che la comunità non dovrebbe mai dimenticare quanto è grande il valore della solidarietà e del rispetto verso ogni essere umano. E proprio quando vi sono momenti difficili come oggi, ogni cittadino dovrebbe guardare al futuro con più entusiasmo e collaborazione, perché il più grande dono che abbiamo conquistato è quello di essere e di esistere come esseri umani, liberi. Shalom.
penso il suo tema straordinario di giovani jazz, anche le nostre grandi tradizioni. Una di queste è questa. Patrimonio artistico e culturale ebraico.